Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo quinto episodio della serie di Marvel Avengers. Nello scorso episodio siamo andati insieme ad Hulk nel laboratorio dell'IM per recuperare Jarvis e abbiamo scoperto che in quel laboratorio hanno replicato con successo l'esperimento di Hulk, quindi sono riusciti a creare Abominio, che come abbiamo visto nell'episodio scorso abbiamo sconfitto easy, proprio palese. In questo episodio teoricamente dovremmo andare a trovare Iron Man, Tony Stark, ma in tutto ciò per ora siamo appena entrati nella nostra nuova stanza, la nostra nuova stanza di Kamala, e dobbiamo esplorarla per risistemarla un pochino, perlomeno così ci ha detto il professor Banner. Nel frattempo abbiamo scoperto che l'IM sta lavorando ad una cura per gli inumani, per i poteri degli inumani, quasi con successo. Infatti abbiamo visto dei file in cui degli inumani vengono effettivamente curati da questa sorta di gas. Quindi appunto abbiamo visto che l'IM è quasi riuscita a trovare una cura per questi poteri degli inumani, e in tutto ciò Kamala stava valutando l'opzione di far sperimentare questa cura su di lei. Tanto qui ci sono le varie cabine dei vari eroi, questa non so di chi sia, quella era di Iron Man. Quella nostra è di, vediamo se c'è un simbolo, no, non c'è nessun simbolo. Questa è di Cap, insomma sono tutte quante le varie cabine. E appunto Kamala ci ha detto che nella sua infanzia non è mai stata accettata particolarmente dai suoi compagni, dai suoi amici in generale, e che il concorso a cui ha partecipato nel primo episodio, all'inizio proprio della serie, serviva solamente per cercare di farsi accettare, di farsi diciamo un nome un po' diverso. Quindi anche il fatto di essere poi diventata un'inumana non ha sicuramente aiutata con questa situazione, in cui Kamala continua a sentirsi esclusa, continua a sentirsi diversa dagli altri. Ora andiamo a parlare con Bruce Banner e vediamo cosa ha da dirci riguardo Iron Man. Non preoccuparti, lo capisco. Hai avuto fortuna con tu sei chi? Tempismo perfetto, stavo giusto per controllare. Puoi darmi una mano dall'altra parte? Ok, ho la valvola spacca. Buon pomeriggio, dottor Banner. Oh, ehi, ce l'abbiamo fatta. Il supercomputer fighissimo di Tony Stark. Oh, sono solo un sistema molto intelligente. È un piacere conoscerla, signorina. Khan, ma puoi chiamarmi Kamala. Piacere, signorina Kamala. Che succede? Il tavolo strategico non riceve abbastanza energia. Il sistema è in blocco d'emergenza. Sembra che abbia fatto scattare i sensori di sicurezza quando ero nel laboratorio. Dovremmo disattivarli. Ci penso io. Ok, andiamo a disattivare i sensori di sicurezza, così il povero Jarvis può parlare quanto gli pare. Incredibile. Dovrebbe stare in un museo. Ah già, perché in tutto ciò Cap è ancora morto, o così almeno si crede. Perché secondo me, ragazzi, questa cosa che Cap è morto mi puzza un pochino. In realtà per una semplice esigenza di gameplay, nel senso che ce l'hanno fatto provare, immagino per un motivo. D'accordo, devi usare la console nel laboratorio per disattivare i sensori. Ups, credo di aver peggiorato le cose. Fatal error. Nessun problema, dovrai solo disattivare manualmente i sensori di sicurezza. Cerca le lucine rosse. Come diavolo faccio a raggiungerle? Davvero? Oh, giusto. Braccia allungabili. E una. Colpo, okay. Disattivare manualmente un po' violentemente. Sai, in una delle mie storie, Iron Man doveva sparare i lampioni per coprire l'infiltrazione di Black Widow in una base dell'Hydra. Magnifico. Non credevo che fosse una cosa che gli Avengers fanno davvero, sai? Certo, non che io sia una vera Avenger. D'accordo, ce l'hai fatta. Torna qui. Incredibile. Bel lavoro, Kamala. Jarvis, troviamo Tony. Jarvis? Sto controllando. Aspetti, qualcosa non va, dottor Banner. Non promette bene. Oh, accidenti. Sembra che il mio collegamento neurale si sia danneggiato nello schianto della chimera. È una tecnologia dello SHIELD. Senza di esso non posso accedere al database globale. Lo SHIELD. Chiamiamo Maria. Maria Hill? È lei a capo dello SHIELD ora? Più o meno. Nessuno sa che fine ha fatto il direttore Fury. Hill è l'unica che conosco di cui possiamo fidarci.
Bruce, è bello rivederti. Dopo il mio incontro con Hulk, non sapevo se avrei più avuto tue notizie. Sì, mi dispiace. Hulk ha avuto alcuni problemi. Non devi scusarti. Tutte le nostre vite sono crollate a pezzi quel giorno. Sono felice di rivedere gli Avengers in azione. Beh, non proprio. Ciao, sono Kamala Khan. Siamo solo noi due per ora. Stiamo cercando il signor Stark. Ci serve un collegamento neurale. Dovrete pure averne uno da qualche parte. Tutte le nostre risorse sono state sequestrate dall'AIM e buona parte degli agenti si sono nascosti. Però potrei sapere dove cercare. Vi mando le coordinate al tavolo strategico. Vi spiegherò durante il viaggio. Devo accendere i motori del Quinjet, signore? Ah, quale Quinjet? Abbiamo un Quinjet, pauroso. Ok. Usa il tavolo strategico per selezionare la missione. Usi il tavolo strategico per impostare la destinazione del Quinjet per la prossima missione. Le coordinate fornite dal comandante Hill portano a una struttura nella tundra. Ho segnato la posizione sul tavolo strategico. Le missioni importanti per proseguire con l'indagine sull'AIM sono contraddistinte dalla A di Avengers. Pensavo fosse appropriato. Ok, bravo Jarvis. Andiamo nella tundra innevata a cercare questo trasmettitore neurale. Poteri speciali e modificatori. Sarebbe consigliabile dare un'occhiata ai modificatori della missione e preparare un equipaggiamento adeguato. Le forze AIM in questa regione usano delle armi con tecnologia criogenica. Equipaggiando delle protezioni contro il freddo potrebbe avere maggiori possibilità di successo. Ok, qui possiamo decidere quale era utilizzare e quale invece utilizzare come compagno. Ora, qui la missione è a livello 5, io Kamala la utilizzerei, solo che ce l'ho a livello 3. Quindi vado di Hulk che ce l'ho a livello 8, è decisamente meglio. E invece Kamala la utilizziamo come compagno. Iniziamo subito e andiamo a trovare questo trasmettitore neurale. Non funziona, da ora siamo da soli. Questa interferenza non sembra per niente buona. Vi guiderò io verso i loro jammer. C'è un mucchio di risorse, ok. C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Abbiamo trovato addirittura l'Uru, che è il metallo con cui è fatto il martello di Thor. Ora, non so bene come funzionano le missioni a livello di mappa, però mi sembrerebbe abbastanza open world, cioè open world, come più o meno per Destiny. Qui abbiamo tante mappe che possiamo raggiungere. AIM davanti a noi, puoi muoverti silenziosamente. Che domande fai? Ok, prima di tutto quindi dobbiamo ripristinare il segnale per poter parlare con Maria Hill. E dopodiché possiamo entrare nel deposito e andare a cercare questo trasmettitore neurale. Intanto abbiamo qua Kamala che ci aiuta. Chi è che ha fatto questo attacco devastante? Ok, brava Kamala, fai tutto tu. Sei un Avenger! Signorina Khan, il segnale dello SHIELD viene bloccato da un nodo di sicurezza AIM in zona. Deve farmi avvicinare al nodo. Iniziano ad esserci i nemici di cui ci parlava Jarvis prima, quelli che ci congelano. Teoricamente dovrebbero esistere degli equipaggiamenti che possono in qualche modo renderci immuni o comunque più resistenti a questo congelamento. Solo che al momento non ce li abbiamo. Ecco, il problema sono quelli che sparano il ghiaccio, però se io devo stare lì sulla zona. Ecco, per esempio, mi hanno congelato e devo cercare di liberarmi. C'è sta roba congelante che è veramente fastidiosa. Guarda che capocciata che gli ha tirato. Sì, magari al muro non li tirare le capocciate però, Hulk. Dovete sconfiggere quei nemici.
Jarvis, sei un po' inutile, sconfiggili tu i nemici. Oh, brava Kamala che mi aiuta. Comunque questa meccanica degli eroi che ti aiutano, del fatto che più o meno si possono utilizzare tutti insieme, nel senso che puoi scegliere quelli che ti aiutano e quelli che invece interpreti in prima persona, è molto 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 comoda. Dovremmo ricevere il segnale. Forte e chiaro. Il localizzatore vi guiderà al bunker dello SHIELD. Seguire il beat, d'accordo. Non c'è modo di parlare con il comandante Hill, vero? Poi ovviamente tutto questo discorso di utilizzare più di un Avengers è pensato per giocare con altre persone. Quindi ovviamente per dire, se io volessi giocare con qualcun altro che ha il gioco, potremmo giocare insieme, come esattamente nello stesso modo in cui possiamo giocare a Destiny con qualcun altro, solamente che qui, se non abbiamo quel qualcun altro, c'è l'IA che comanda il secondo Avenger. Credo sia questo. Ben fatto. Speriamo che il collegamento neurale sia all'interno. Devi mettermi in sesto in un attimo, Jarvis. Grazie. È piuttosto spiacevole non avere accesso istantaneo a tutte le informazioni dell'universo noto. Infatti, guarda, Jarvis, io lo capisco, perché intanto questo problema ce l'ho anch'io. Quando, per esempio, non so, devo guidare ma non mi ricordo il coefficiente del tetto delle gomme sull'asfalto, è veramente fastidioso. Non avere un collegamento, intendo. È come perdere la memoria. Non so quale sia l'equivalente umano, ma presumo sia come restare chiusi fuori da una biblioteca. Come quando ami spegni il wifi. Più o meno. Ok, Kamala invece non ha proprio in mente questo tipo di problemi. Wow, guarda quanta roba. Dovremmo darci da fare. Questa base mi sembra, se non abbandonata, veramente messa molto male. Vedete che i vari equipaggiamenti hanno diversi marchi, per esempio questo qua è dello SHIELD, questo qua è delle PIM Technologies, ovvero l'organizzazione di Ant-Man, per intenderci. Non so cosa cambino, penso che diano delle abilità, sì, infatti. Probabilità del 23% di ottenere una raffica di carica eroica, bla bla bla. Per esempio, se io mettessi questa è uguale, ma ho una probabilità del 24% di attivare un campo antigravità che fa fluttuare i nemici vicini colpendo un nemico con un colpo critico a distanza. Oh, e che fai? Non trapani mentre io registro? Certo. Ok, qui abbiamo raggiunto la forza massima del coso, che è il livello 10 a quanto pare. Il collegamento neurale è vicino. Forte. È rimasto là, eh? Oh, che succede? Credo si sia attivato un sistema di sicurezza segreto dello SHIELD. Avengers rilevati. Salve, Avengers. Quanto tempo? Nick Fury. Se state ascoltando... È accaduto il peggio, la mia fine, e ho bisogno di voi ora più che mai. Lo SHIELD poteva crollare, ho fatto sì che potesse rialzarsi. Questo è il protocollo SHIELD. Lo SHIELD è fatto per proteggere il mondo, e in tempi come questi, quando sembra sia la fine, che dobbiamo davvero farci forza. Vi chiedo un favore. Consegnate il protocollo a uno dei sottodirettori. Così che lo SHIELD venga ricostruito. Buona fortuna, Avengers. Fury chiude. Quindi a quanto pare Nick Fury era... Non so se è scomparso, comunque non è più in gioco. Qui quanta roba. Leggete il collegamento. Devono avervi seguiti. Credo di poter inviare il protocollo a un server sicuro. Dobbiamo inviare questi... Aiuto, sono arrivati dei ninja. No, aspettate, però devo aprire le casse io. Kamala, picchiali tu. Mi tiro una manata, gli tiro. Oh.
Oh, ninja pazzi. Ok, no, sono abbastanza scarsi da uccidere, però minchia, gli attacchi non li schivi. Ok, missione completata. Abbiamo recuperato il collegamento neurale per il nostro amico Jarvis. Ora che il collegamento neurale è installato, posso accedere al mio database completo. Il comandante Hill sta revisionando i protocolli SHIELD che avete recuperato. Ti senti meglio, Jarvis? Sembra che tutto funzioni correttamente. Non avete idea di quanto significhi per me, per lo SHIELD. Grazie, Bruce. E anche a te, Kamala. Con questo potrò iniziare a ricostruire lo SHIELD. Se doveste avere bisogno di qualcosa, chiamatemi. Sono certa che ci rivedremo presto. Non vedo l'ora, direttrice. Forse dovrei fare il saluto militare? No, non serve. Buona fortuna a entrambi. Jarvis, credi di poterci guidare da Tony? Ci vorrà un po', ma dovrei riuscire a trovare il signor Stark. Nel frattempo ho scoperto qualcosa nella sala ARM che potrebbe interessare alla signorina Khan. La sala cosa? La Holographic Augmented Reality Machine. Gli Avengers la usano per addestrarsi. Oh, sembra fantastica. Tuttavia devo avvertirvi che il sistema potrebbe essere un po'... Abbiamo sbloccato la sala ARM, che dovrebbe essere una sorta di addestramento. Ok, ottimo. È difficile credere che sia tutto reale. Voglio dire, sono volata con un Quinjet fino a una base segreta dello SHIELD. Abbiamo visto Nick Fury e ora sto parlando con Jarvis e mi sto agitando. E... scusa. Non deve scusarsi, signorina Khan. In tutto ciò, ragazzi, si fa sempre vedere il fatto che Kamala comunque è una ragazzina che viene catapultata in questa realtà di supereroi. Che è come se io domani entrassi in Destiny, incontrassi Cade, che mi dicesse andiamo a uccidere Oryx, cioè, capito, no? Ok, la sala ARM, benvenuta nel room, anche detto sala ARM. Sala ARM è un simulatore di combattimento usato per permettere agli Avenger di aggiustarsi e padroneggiare le proprie abilità. Wow! Ma cosa... Benvenuta nell'Holographic Augmented Reality Machine. Io sono Iron Man! E infatti... ho caricato un vecchio simulatore di combattimento del signor Stark. Spero non vi dispiace. Stai scherzando? Io sono Iron Man! Fatevi sotto, cattivoni virtuali! Ok, siamo Iron Man. Ok, vedete, come vi dicevo prima, Iron Man ha uno stile totalmente diverso rispetto agli altri di combattimento. Si concentra molto di più sugli attacchi a distanza e molto di meno sugli attacchi da mischia. Vabbè, questo adesso è tutto un mini tutorial di combattimento. Mi è venuto cerchio per scavalcare. Indicatori blu e gialli avvertono gli attacchi in arrivo. Premi R2 per quanto attaccare. Anche questa non la sapevo. Poi immagino che comunque questi comandi siano utilizzabili da tutti quanti gli Avengers. Le capacità difensive sono limitate all'energia intrinseca dell'eroe. L'energia viene consumata utilizzando capacità difensive e si ricarica col passare del tempo sferrando attacchi. Ok. Quindi consuma l'energia controattaccando. È molto comodo sta ondata che distrugge tutti i nemici che ti vengono addosso, eh. Vedete che dalla mischia Iron Man è decisamente molto meno forte rispetto a Kamala o a Hulk. Quindi appunto questo discorso che ogni eroe ha il suo stile di combattimento diverso è molto molto carino. Vedete, con Iron Man preferisco di gran lunga a sparare. Tanto può volare, quindi se qualcuno ci rompe le palle non... noi stiamo in aria. Ah, però è anche vero che così svuotiamo la barra dell'energia, la eroica. Quindi proviamo a fare così. Ok, anche così devo dire che... ma perché spara? Ok, quelli rossi non li posso contrattaccare.
E comunque quando lo contrattacco devo essere abbastanza preciso, perché altrimenti, come avete visto, non faccio niente. È finita! Rifacciamolo! Se vuole, ma credo di aver localizzato il signor Stark. Arrivo subito! L'ultima posizione nota del signor Stark è la sua casa di famiglia, Acri Dorati. Lì potreste trovare indizi sulla sua attuale posizione. Mai sentito. Non gli piace proprio farsi trovare, eh? Infatti, la tenuta è situata in una zona remota del Nevada. Posso fornirvi le coordinate esatte. Dottor Banner, ho completato le scansioni che mi ha chiesto. E ho trovato tracce di radiazioni gamma in una zona remota del nord-ovest Pacifico. È probabile che la signorina Pacini stia conducendo esperimenti con la sua ricerca. Ho segnato la posizione sul tavolo strategico. Ok, abbiamo le missioni iconiche, quindi che sarebbero le missioni secondarie per ogni eroe, e la missione principale, che sono quelle di cui ci occuperemo. Quindi ragazzi, per questo episodio può anche essere tutto, anche perché mi stanno smontando casa, non so che lavori stanno facendo. Nel prossimo episodio andremo finalmente a trovare Iron Man, a trovare il signor Tony Stark nella sua tenuta nel Nevada. Detto questo, direi che se il video vi è piaciuto, se like, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.